Vecchia scuola. Mamma, papà, c'è nessuno? Yuhu! Ah, sono bellissime. Scusa, Sally. Wow, Sam era così giovane. Forse ci hanno abbandonato. Wow, che figata! Devo chiedere a mamma di prestarmela di nuovo. Dovremmo organizzare una festa. Neppure se ne accorgerebbero. Ecco qui. Figo! Sam e Sally verranno a trovarci. Guarda che facce.
È andata. Ah, che bella giornata. Ora dobbiamo solo trovare il resto dell'equipaggio. Sono neppure qui. Ok, non mi resta che aspettarli. Wow! Lucidato alla perfezione. Ci siete arrivati! Certo, qui ero con Sally. L'area delle ricerche è stata ridotta. Che scemenza. Ha lasciato le chiavi. Niente da fare. Non c'è niente da fare. Lo sapevo. È una specie di resina o roba simile. Strano. XVI secolo. E questo da dove viene? Un doblone spagnolo. Ma da dove viene? Una moneta pirata. Non è il sigillo di Avery. Ehi, è il sigillo di Avery. Di un proiettile. E questo cos'è? Inquietante. Figo però. Thank you.
Avete cercato il tesoro di Avery? Ci credo. È papà. Sid Parvis Magna. Da umili origini verso grandi imprese. Ehi, eccoti qua. Ehi. Ti cercavamo. Cosa ci fai tu qui? Vi stavo cercando. La barca è pronta. Dai. Bene, vi raggiungo in un secondo. Perché? Devo solo... prendere... Cosa c'è, Cassie? Ok. Non arrabbiatevi. Vi ho detto di non arrabbiarvi. Le chiavi? Allora. Che cosa hai visto? Niente di che. Beh, solo quella foto di voi due e Sally. Con dei tesori che sembravano spagnoli. E un fucile. Sì. Ah. Prima o poi doveva succedere. Forse dovevo dirglielo. Non è ancora pronta. Pronta per cosa? Per vedere quella cazzo di roba? Ehi, tu, parolacce. Già, parolacce. Scusate. Ma avete gli scheletri nell'armadio, letteralmente? O cos'è... una specie di teschio d'argento. Sai, credo di non essere ancora pronto io. Davvero? Nate, fai il discorsetto. Sì, fammi il discorsetto. Aspetta, di quale discorsetto parliamo? È solo una bambina.
Alla sua età tu e Sam avevate già iniziato con queste cose. È diverso, e lo sai. Sentite, se voi due eravate in un giro losco, per me non è un problema. Ma penso di essere grande abbastanza da doverlo sapere. Abbastanza? Quanti anni hai? Ah, divertente. Mamma? Va bene. Beh, vediamo un po'. Io ho iniziato quando questo tipo mi ha chiamato per uno scoop su una importantissima scoperta storica. Dal tono sembrava un vero cialtrone. Sì? Affascinante, cialtrone. No, non l'avevo ancora incontrato. Oh, lo sapeva. Lo sapeva. E il cialtrone mi dice: se paghi il viaggio, ti consegnerò la bara di Sir Francis Drake. E per la cronaca, le ho dato quanto promesso. Sì, e mi hai anche dato in pasto a dei pirati indonesiani. Oh, dai, sai che non è stata colpa mia. Ok, time out. State dicendo che vi hanno attaccato dei pirati dopo che avevate trovato la bara di Sir Francis Drake? È così? Sì, sostanzialmente sì. Cazzate! Parolacce! Balle? Meglio. Va bene, dai, continuate. Sapete? Il sole è alto. La barca è pronta, il vento è favorevole. Volete continuare la storia? Io dico di farlo in mare. Andiamo. Ehi, un secondo. Com'era Sir Francis Drake? Faceva schifo. Beh, in realtà non era lì. Sì, solo il suo diario e la mappa di Eldorado. La città d'oro. Ah, quella è una leggenda. In realtà era solo una statua maledetta. No, dai, davvero? Sì, davvero. Ma ci torneremo più tardi. Vedi, la mappa ci ha condotto nel cuore del...